Avevamo vent'anni. Benvenuti ad un nuovo appuntamento con Avevamo vent'anni. Torniamo a parlare di pensioni e di diritti inespressi. Ecco cosa può fare il sindacato. Vedevamo l'altra riva la vita, tutto il bene del mondo oltre il ponte. Si sente parlare spesso di diritti inespressi, ma noi ci stiamo rendendo conto, anche spesso quando facciamo le nostre consulenze, che non c'è contezza di che cosa significhi diritti inespressi. La normativa previdenziale e assistenziale italiana è molto complessa, nel senso che nel corso degli anni, da quando è stata introdotta, ha subito numerose modifiche. Voi sapete, ci sono state tante modifiche anche dal punto di vista delle pensioni. E quindi è molto complicato e spesso le persone non sanno se possono avere diritto a delle prestazioni oppure no. E per il sindacato pensionati i diritti inespressi sono un chiodo fisso, nel senso che è importantissimo che il pensionato, nostro iscritto soprattutto, ma anche chi non è iscritto, si rivolga alle nostre strutture, perché attraverso un controllo accurato della sua pensione oppure della sua situazione, noi potremmo essere in grado di verificare che ci sono delle prestazioni che non ha richiesto e che invece gli spettano. È un lavoro molto importante che soltanto nel corso del 2022, per il lavoro svolto dai nostri collaboratori pensionati in tutta la provincia, ha portato a nelle tasche dei nostri pensionati 252.000 euro. Non significa che noi facciamo miracoli, semplicemente verifichiamo la situazione delle persone e se hanno diritto a delle prestazioni facciamo in modo attraverso il patronato che queste vengano richieste. Il nostro sindacato pensionati è presente in tutti i comuni della nostra provincia. Potete rivolgervi alla sede provinciale, ma potete anche consultare il sito www.cglparma.it e lì trovate le indicazioni e i contatti di tutte le leghe dei pensionati a cui potete rivolgervi o con un accesso diretto attraverso un appuntamento. Indennità di frequenza, la prestazione a sostegno dell'inserimento scolastico e sociale dei figli con disabilità. Vediamo come funziona. Oggi parleremo dell'indennità di frequenza e delle dichiarazioni che è necessario trasmettere ogni anno all'INPS per continuare a percepirla. L'indennità di frequenza è un assegno di assistenza mensile erogato a domanda ai minorenni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età. Tale prestazione economica è erogata per tutti i mesi in cui il minore frequenta scuole pubblico private di ogni ordine e grado, a partire dagli asili nido o centri ambulatoriali pubblici o privati, specializzati nel trattamento terapeutico, nella riabilitazione o recupero di persone portatrici di handicap. Per il 2023 l'importo dell'assegno di indennità di frequenza corrisposto per tutta la durata della frequenza, fino a un massimo di 12 mesi l'anno, è di 313 euro mensili. L'assegno è incompatibile con qualsiasi forma di ricovero. Per ottenere la prima liquidazione della prestazione è necessario il riconoscimento della minorazione, previo accertamento medico-legale e rilascio del verbale sanitario. Una volta ricevuto il verbale e quindi una volta che sono stati accertati i requisiti sanitari, il cittadino deve inviare i dati socio-economici e reddituali per la concessione delle prestazioni economiche. Dopo aver ottenuto l'indennità di frequenza, occorre presentare all'INPS annualmente durante il periodo estivo un'autocertificazione di frequenza scolastica, il rinnovo dell'indennità di frequenza, con la quale si dovrà comunicare la scuola pubblica o privata che il minore andrà a frequentare l'anno successivo. Invece, da ottobre a febbraio di ogni anno è obbligatorio inoltrare all'istituto una dichiarazione di responsabilità relativa alla sussistenza o meno di un ricovero. Sia per l'invio della domanda di accertamento sanitario che per la verifica dei requisiti socio-economici e anche per inviare all'INPS l'autocertificazione annuale di frequenza scolastica, potete rivolgervi ai nostri uffici del patronato INCA. In particolare, in questi mesi estivi offriamo appuntamenti dedicati per chiedere il rinnovo dell'indennità di frequenza. Alcune informazioni utili sul funzionamento della carta acquisti.
Dal 1 luglio sarà attiva la carta per l'acquisto di beni di prima necessità, una norma che era stata introdotta dalla legge di bilancio approvata a fine anno e che finalmente ha visto la pubblicazione dei requisiti e delle modalità per accedere. I requisiti principali sono avere un valore ISEE valido, quindi del 2023, inferiore, pari o inferiore ai 15.000 euro. Tutti i componenti del nucleo familiare devono essere residenti in Italia, qui c'erano stati molti problemi relativi al reddito di cittadinanza e all'assegno unico, e quindi l'INPS ha deciso di scrivere anche questo requisito bene nero su bianco. E infine, la composizione del nucleo familiare deve essere almeno di tre componenti, da tre componenti in su. Le modalità di erogazione sono le seguenti: non occorre fare domanda, non sarà possibile fare domande in nessun modo perché si verrà individuati direttamente dai comuni. Quindi i comuni verificheranno tramite le loro liste, le liste dei residenti, le persone, le famiglie che hanno i requisiti previsti dalla norma e provvederanno ad avvisarli e ad avvisare l'INPS affinché si attivi l'iter per ottenere la carta. La carta potrà essere utilizzata esclusivamente per l'acquisto di beni di prima necessità nei negozi convenzionati e verrà accreditato un importo pari a 382 euro circa. E bene sottolineare che la prima spesa va effettuata entro il 15 di settembre, altrimenti la carta non sarà più valida, quindi verrà tolto il credito che era stato accreditato su questa carta e non sarà più possibile utilizzarla. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il nostro sito www.sercop.it o chiamare il nostro call center al numero 0521 297 888. Siamo ormai al mese di giugno e quindi, come tutti gli anni, c'è la prima scadenza dell'IMU. Il 16 giugno, infatti, scade il pagamento della rata di acconto dell'imposta sugli immobili che va versata da chi possiede immobili o terreni a disposizione in affitto o con particolari condizioni. Chi si presenta da noi per la dichiarazione dei redditi riceverà il modello F24 da andare a pagare entro i termini. Chi non fa la dichiarazione dei redditi può prenotare un appuntamento per il calcolo di questa imposta chiamando direttamente il nostro call center al numero 0521 297 699. È possibile inoltre sanare eventuali dimenticanze, cioè se è possibile dopo il 16 di giugno pagare lo stesso questa imposta, versando una minima maggiorazione, quindi anche in questo caso è necessario chiamare i nostri telefoni, i nostri operatori, che risponderanno sempre allo 0521 297 888 e far calcolare così l'imposta corretta. Truffe e frodi online, ecco i consigli legali di Federconsumatori Parma. Di recente sono pervenute delle segnalazioni in Federconsumatori da parte di utenti che hanno ricevuto delle email quantomeno sospette. Ma è possibile tutelarci dai tentativi di truffa che arrivano online? Ebbene sì, basta prestare attenzione. Se vi dovessero arrivare delle email di cui non avete certezza, state molto attenti. In particolare alla forma italiana. Spesso queste email dei truffatori sono ricche di errori, così come è arrivata una richiesta da parte di INPS dei dati personali dei soggetti a cui hanno inviato queste email e che hanno richiesto addirittura il codice IBAN dicendo che l'INPS avrebbe dovuto fare dei pagamenti. Bene, questa pensate un po', è arrivata anche a me che non sono titolare di una posizione previdenziale INPS. E quindi ho immediatamente verificato che il link indicato fosse fasullo. Prestate sempre attenzione anche all'indirizzo email da cui provengono queste comunicazioni, perché può sembrare che arrivi, non so, da un soggetto autorizzato, che ne so, Amazon, Bartolini, ultimamente provengono sia da banche che da spedizionieri, dando delle indicazioni, come dire, di urgenza. Cliccate qui, c'è un blocco, è urgente, allarme, sbloccate. Bene,
non fate mai affidamento, anche perché spesso queste email hanno un indirizzo che non ha nulla a che vedere con quelli originali dei siti da cui dovrebbero provenire. Ma in ogni caso ricordate che le vostre banche, oppure chi ha effettivamente accesso ai vostri dati personali, non ve ne chiederà mai conferma perché già li conosce. Avete dei dubbi? Potete rivolgervi direttamente al soggetto, che ne so, alla vostra banca, entrando dal sito autorizzato originale, oppure da Amazon o da Bartolini. Guardate però se avete effettivamente fatto un ordine e dovete ricevere una spedizione, perché a volte vi arrivano comunicazioni di pacchi in arrivo senza aver mai fatto un ordine. Ma ancora di più, avete dei dubbi? Rivolgetevi alla Federconsumatori. Federconsumatori a Parma ha la sede in Largo Beccaria numero 17 e risponde al numero 0521 50 89 49. Per il nostro archivio della memoria andiamo a Fidenza a conoscere Rino Piccinini, partigiano Morgan, entrato a 16 anni nel distaccamento Barabaschi della 31esima Brigata Garibaldi Forni. Mi chiamo Piccinini Rino. Rino, sono nato a Fidenza nel 1928. Non so cos'era, eravamo antifascisti, c'è poco da fare, c'è poco. O si era fascisti o si era antifascisti. E noi eravamo antifascisti. Io avevo 16 anni. Mio padre quando volevano che andassi via. E lui mi ha detto, se tu vai via, non vedi più questa porta. Io sono andato lì lo stesso. Se non c'era la popolazione, cosa facevamo noi? La popolazione ti nascondeva, ti aiutava, prendeva in casa. Noi eravamo pellegrini, nel tratto Pellegrino e Castellaro stavamo facendo quella strada lì per andare giù a Pellegrino, così nel paese. E loro passano gli apparecchi, non so neanche se erano americani o se erano, inglesi o tedeschi, e ci hanno mitragliato, però siamo saltati giù dalla riva, ci siamo salvati, perché mitragliare non sbagliavano mica mai, gli americani, perché ti impigliavano di strada. E quando mitragliavano colpivano. E stavolta era andata bene. Io non avevo mica paura di niente. Io volevo sempre andare, sempre. E quando ci andavo in missione, io c'ero sempre in mezzo. Tutti volevano andare in missione. È stato un bel periodo. Entrati in Salso Maggiore, il 12 aprile, non il 25, il 12 aprile noi siamo entrati in Salso Maggiore e la gente ti salutavano. Poi c'erano dei ragazzi, quando mi chiedevano che io ero giovane, mi venivano vicino e mi dicevano: quanti anni hai? Perché volete venire anche loro. Fratelli, ribelli tra i ribelli, vendete, ci vendete, faremo noi fratelli. Nel salutarvi vi ricordiamo che per suggerimenti e richieste sugli argomenti da trattare potete scrivere a mediaspi@cglparma.it. Arrivederci alla prossima puntata. La vita, tutto il bene del mondo.